Appena ho scartato la bici sono subito corso a Pogno, uno dei luoghi più flow di tutto il nord Italia, e ho trovato subito un ottimo feeling con il mezzo. La bici che mi accompagnerà nel 2020 sarà la Jekyll Cannondale, un mezzo che ho trovato subito molto stabile, dinamico, preciso e soprattutto molto molto guidabile. La mia Jekyll sarà montata con delle sospensioni Fox sia all'anteriore che al posteriore, e la cosa che mi ha colpito maggiormente è il sistema Gemini che ha sviluppato la casa produttrice di sospensioni Fox in collaborazione con Cannondale per rendere la bici più pedalabile nei pezzi appunto in cui trovi per esempio uno strappo, semplicemente utilizzando il comando sul manubrio per diminuire la corsa della sospensione. Dopodiché la mia Cannondale sarà montata con degli SRAM COD con un disco da 200 all'anteriore e un disco da 180 al posteriore. Sto anche testando in questo momento l'Optimizer 3 della Yap Components, un'azienda svizzera che produce dei reggiseli telescopici detti anche dropper, che mi ha colpito più che altro proprio per il joystick, cioè il comando, che è molto facile, molto morbido, e nel mio caso, che sono un racer di Maxi Avalanche, dopo 30 minuti di speciale o 40 minuti, quando non arrivi più ad aprire le mani, è molto importante avere un joystick che ti permette di toccarlo in qualsiasi posizione e avere la certezza che funziona, soprattutto appunto a differenza di altri brand che fai fatica proprio a schiacciare il comando perché è troppo duro, troppo rigido, e dunque dopo 30 minuti dici guarda lascio stare che tanto è meglio. Come trasmissione sto utilizzando uno SRAM Eagle 12 velocità con una corona da 30 davanti e 50 come corona massima di agilità al posteriore. Devo dire che è un sistema che va benissimo per l'enduro tradizionale o comunque i casi per le gare estreme tipo l'epic enduro, lo utilizzerò molto volentieri, anche se ammetto che per le gare che più prediligo e amo come le Maxi Avalanche o comunque le Downhill Marathon preferisco dei cambi da discesa, quindi 9 velocità al massimo al posteriore con una corona da 36 davanti, dal momento che non devo affrontare trasferimenti poiché utilizzo gli impianti di risalita e ho bisogno di un cambio molto semplice, spartano, robusto con poche velocità. Il 36 lo uso veramente in poche occasioni di col posteriore, come per esempio lo strappo della Mega Avalanche. Se non sapete cos'è vi invito a vedere la strappo della Mega Avalanche. Detto questo amici vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!